Cataldo ci siamo, arriva la tappa del Blockhouse, tu e Giulio correte in casa, sarà una tappa decisiva, te la senti di dirlo? Ma sì, è sicuramente una delle tappe decisive, è una tappa veramente durissima e quindi tutti la temono, tutti sanno che sarà uno dei grandi appuntamenti di questo giro, quindi dobbiamo cercare di essere preparati e sfruttare a nostro vantaggio il fatto di correre sulle strade di casa e conoscere metro per metro quelle strade. Tu che le conosci bene queste strade, soprattutto il tratto che poi da Passo Lanciano ti porterà a Rocca Morice per iniziare il Blockhouse, dove si decide la tappa? Ma sicuramente nel finale, perché è una salita talmente dura che tutti cercheranno di risparmiare il più possibile per quel momento, quindi di sicuro sarà lì, come lo è stato anche per l'edizione in cui vinse Quintana. Dario, non ci saranno tantissimi tifosi perché le strade saranno chiuse da questa sera. Che cosa ti senti di dire su questa cosa? Ma non saranno tanti tifosi, bisogna vederlo, perché comunque questa è una cosa che magari noi qui non ci siamo molto abituati, ma è una cosa che succede normalmente nelle tappe dolomitiche, succede sistematicamente nel Tour de France anche un altro giorno prima, quindi è qualcosa di normale, vengono chiusi tutti i versanti perché sono tutti versanti toccati dalla corsa, quindi è qualcosa di normale e normalmente il tifoso cerca di organizzarsi in altro modo, salendo in bici o c'è chi magari va in camper dal giorno prima. Certo è qualcosa di diverso, al quale non siamo tanto abituati, però nelle grandi montagne è così ed è bello che nel nostro territorio ci siano tappe veramente di montagna che comportano anche questo piccolo disagio per i tifosi, ma che ne fanno capire il prestigio. Un'ultima cosa simpatica, Dario, è vero che domani sarà sfida Cataldo-Ciccone per passare per primi ad Ari? Sì, a Filetto hanno messo un gran premio della pecora, così è stato soprannominato, per una messa in palio di una pecora al primo abruzzese che passerà, quindi dovremo vedere come studiare qualche strategia per vedere come passare primi.